Ma quante persone posso trasportare con una barca senza marcatura SCE? Cioè, costruita prima del 1998 e soprattutto, a che distanza posso navigare dalla costa? Dai, scopriamolo insieme in questo video. Okay, let's go. Ciao, sono il capitano Giuseppe Cracchiolo della Scuola Nautica Navigando e oggi affrontiamo il tema delle unità da diporto senza marcatura SCE. Dovete sapere che le unità da diporto costruite prima del 98 non erano soggette alla normativa CE riguardante la costruzione di barche fino a 24 metri. Dal 98 in poi i costruttori si sono dovuti adeguare realizzando i loro prodotti in conformità ai dettami europei e attestandone la capacità di carico e la categoria di progettazione. Mentre quelle realizzate prima del 98 hanno semplicemente il certificato di omologazione. Tuttavia, ancora circolano tante unità da diporto prive di omologazione e marcatura CE. Allora la domanda sorge spontanea: quante persone posso trasportare se non ho nessun documento di bordo che lo attesta? E a che distanza posso navigare? L'articolo 60 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 stabilisce il numero massimo di persone in relazione alla lunghezza dello scafo, quindi vi consiglio di scaricare il testo per avere maggiori informazioni. Per quanto riguarda i limiti di navigazione delle unità non marcate CE, dovete sapere che esistono due opzioni, ovvero possono navigare senza alcun limite nelle acque marittime o fino a 6 miglia dalla costa. E qui arriva il bello: se ritenete che la vostra unità possa andare oltre le restrizioni imposte dalla legge per quanto riguarda i limiti di distanza dalla costa e il numero di persone da trasportare, è possibile richiedere l'attestazione di idoneità ad un organismo autorizzato o notificato come l'SCS, di cui il sottoscritto è ispettore, per estendere tali limiti, proprio così, anche ispettore. Cosa aspetti? Contattaci per una consulenza gratuita e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.